è un mortaio di marmo, classico mortaio genovese, caratterizzato da una forma tonda, svasata e dalle quattro orecchie, sono le quattro protuberanze ai lati del mortaio che servono ad impugnarlo, al trasporto e alla rotazione poi del mortaio. Abbiamo un pestello in legno, in questo caso è in legno d'acacia, e gli ingredienti per la preparazione del pesto. Naturalmente non è l'unico modo per la preparazione del pesto, perché ogni famiglia, ogni zona ha il proprio metodo, la propria sequenza. Poi mettiamo il basilico. Si lavora in due fasi. Una prima fase prevede di ammaccare le foglie di basilico e di schiacciarle sul fondo del mortaio. Passata questa prima fase, il movimento diventa rotatorio e si va a macinare il basilico sulle pareti del mortaio. Adesso mettiamo parmigiano, pecorino, l'olio, uno dei motivi che stanno consentendo il rilancio dell'uso del mortaio è anche dato dalla sua facilità d'uso e dalla sua praticità e velocità, che non è assolutamente seconda a strumenti di altro tipo. Benvenuti, welcome, bienvenue, bienvenidos, Ahlan wa Sahlan, Tervetuloa, Willkommen, Artisch Willkommen, Valkommen. Queste sono alcune delle lingue presenti oggi in questo quinto campionato mondiale. Genovese deriva da un'antica salsa a base di aglio che risale al XII-XIII secolo ed era diffusa a Genova e in Liguria. Sin dal Medioevo veniva usato per il condimento della pasta in famiglia ed è per questo che è diventato un fattore di identità della nostra regione. Si trasmetteva dai nonni ai nipoti e offrirlo in dono ai marinai che approdavano al porto di Genova dopo settimane di dura navigazione era considerato un gesto di fratellanza universale.
Oggi lo prepariamo utilizzando una qualità di basilico che cresce solo in Liguria e per questo lo rende unico. Stavamo correndo il rischio di perdere la tradizione di prepararlo con il mortaio di marmo e il pestello di legno. Per questo motivo, ogni 2 anni organizziamo il campionato mondiale di pesto genovese al mortaio e anche il campionato dedicato ai bambini, per fare sì che questa tradizione non vada perduta e che venga conosciuta e diffusa a livello internazionale.